Buonasera, faccio parte del gruppo scrittura dell'associazione Parteci Palermo. Ho scelto la parola partecipazione perché, così come da sempre sostiene Parteci Palermo, è necessaria la partecipazione attiva e responsabile dei cittadini, nonché la collaborazione fra le varie realtà associative, tutto per contribuire a uno sviluppo responsabile della città. Per noi, gruppo scrittura, che ci consideriamo dei coltivatori di parole, è stato quasi spontaneo creare un mosaico con le parole nate dal precedente incontro con l'assessora Marano. Abbiamo scritto un testo partecipato fra un gruppo di compagni di scrittura che si intitola Missa Tasa Saluri Muralta e ci auguriamo di poter essere tutti quanti portatori sani di parole gentili e belle. Leggera è l'attrice, insegnante, nonché carissima amica Elena Pistillo. Misa casa, saluri muralta. Che cosa? Già, ci vogliono parole nuove per saltare i muri. Ci vogliono parole nuove per costruire ponti. Ci vuole coraggio per impegnarsi ad essere solidali. Siamo capaci di superare le nostre paure e le molte barriere per imparare ad ascoltare. Bisogna farlo, quel piccolo e magico passo che fa andare oltre la soglia dell'egoismo e ti sospinge verso la ricchezza dell'inclusione. Immischiati, fratello. Lo sai fare. Partecipo al tuo dolore, ti ascolto. Mi prendo cura di te, resisto. Prenditi cura di me. Ci sono ponti sul mare che raccontano la speranza. Ponti sul mare che raccontano la paura. Ponti sul mare che dicono emozioni sempre nuove. Avvicinati, parliamo dell'ospitalità. Superiamo insieme la soglia dell'indifferenza. Coltiviamo la bellezza, pratichiamo la gentilezza, custodiamo la libertà, diventiamo costruttori di cultura, giardinieri di umanità, scambiamoci obiettivi che non hanno frontiere. Impegniamoci per i diritti dei più deboli, rispettiamo la natura, curiamo le nostre città. Mettiamoci in ascolto di ogni nuovo giorno, perché la vita è la vita e ogni vita è preziosa. Partecipo alla tua gioia, ti ascolto, mi prendo cura di te, resisto, prenditi cura di me. L'ospitalità è ricchezza, la solidarietà sembra una fiaba, ma è storia vera. La partecipazione disgela. Nessuna cultura può esistere e resistere senza libertà. Andiamo. Vengo. Questo è il tempo di saltare i muri. Misa tasa. Questo è il tempo di costruire ponti. Cospontino. Sì. Questo è il tempo di coltivare terre e sogni. Coltivare insieme. Perché la vera ricchezza è la partecipazione.